sono Federica. E io sono Steph. E quest'oggi dobbiamo vedere delle features rare, mi è venuto in inglese, mi è venuto in italiano. Delle particolarità, delle persone molto particolari che vi renderanno più particolari solo a conoscere. Delle persone hanno come i capelli di Steph in questo momento. Allora, stanno viaggiando verso mondi inesplorati, ragazzi, Steph. No, io non riesco a convincere che sono ancora a pere a tagliarmi i capelli. Non li so tagliare. Non è che non è questione di convincere, Steph. Non so. Ma è peggio di così. Allora, non posso tagliare essere. Solo i miei capelli, perché se faccio schifezza almeno non mi sento in colpa. Ma peggio, ma posso essere peggio. Sì, sì, ti assicuro. Steph, non so tagliare i capelli ai ragazzi. Cioè, so fare. Poi non è che mi faccio grandi tagli. Io me li sistemo e basta. Forte, vi prego, datemi man forte. Ho bisogno di tagliarmi i capelli. Non ce la faccio più. Inventa il vaccino e allora possiamo di nuovo tutti uscire. Così sono ricco. Appunto, ricco. Che punto? Capelli tagliati. Le parrucche quelle tipo go. Non so perché. Comunque, comprare. Vediamo la prima features di quest'oggi. La prima particolarità. 1, 2, 3, 4. Le dita sono 5. Non sono le dita, è il palmo, Steph. Alla riga, ha un'unica riga dritta. Cioè, vedi che noi ne abbiamo due. Ne abbiamo due. Ne ha un'unica riga dritta così. Noi ne abbiamo due. No, io ne ho due. Sì che ne hai due. Una e due, guarda. No, una sono e due. Tre. Una, non due, questa, tre. Devi guardare quelle che vanno di così in orizzontale. Sono due. E qua ne ho una. E lui ne ha unica. Io che... ne ho una qua. Che poi c'è da dire che davvero. Allora. Ma poi c'è anche questa. Quindi è divisa. Quale? È divisa. Questa di sotto. Ma questa non è più. Ma poi di così. Quella comunque c'è da dire che è perfettamente dritta. Questa sembra quasi. Tagliata. No, sembra quasi che se l'è fatta di tipo disegnata. Non lo so. Ma smettila, Steph. Però è davvero strana come cosa. Qualcuno di voi ha la riga dritta nella mano? Perché io non ho mai visto una roba del genere. Vabbè, stiamo andando a vedere cose particolari, è normale. Che c'è? Niente, il prossimo. Allora, numero 2. Allora, questa è la... Cioè, da che parte ce l'hai? Vabbè, dirti così. Vai. Allora, secondo me è di così. E quindi? Il primo, tu ce l'hai a sinistra. Ce l'hai anche tu così, che è giusto? Esatto, è la maggior parte delle persone, perché noi ragazzi non abbiamo non abbiamo l'attaccatura così perché non abbiamo i capelli corti, o perlomeno chi ce li ha probabilmente potrà vedere questa cosa, mentre invece se va verso sinistra, giusto, sì, è molto particolare. Vabbè, ma è come la cosa della lunghezza delle dita, guarda le tue dita, ok, vedi che le mie sono più strane delle tue. Io mi sono tutte storte perché ho giocato a pallavolo, quindi non lo so, se si è vedete tutte le dita storte. Tipo, guarda, vedi che il mio mignolo arriva a più oltre questa riga di questo? Quindi è un mignolo molto più lungo del tuo, guarda. Ma tipo, questo mignolo ci arriva, questo invece no? Ho tutte le dita esageratamente storte, vabbè. Ragazzi, vabbè. Prossimo. Una pupilla più grande dell'altra. Madonna, è bruttissimo. Stranissimo. E questo sei sempre così, non è questione di luce o di reazione a qualcosa di particolare, è sempre così. Può capitare che non mi ricordo bene, perché poi ogni foto c'è la spiegazione, però avendo collezionate tante non me le ricordo, però tipo penso che possa capitare che una pupilla almeno un po' più quella che capitano in due colori diversi degli occhi, almeno è ganzo, questo è bruttissimo. Dipende, perché secondo me a livello di sguardo non ti dà poi tanto fastidio, cioè adesso abbiamo l'immagine solo sugli occhi quindi sei concentrato su quello, ma in un viso completo secondo mi ricorda un gatto. Dobbiamo vedere anche quello dopo, okay. Persone che hanno gli occhi come i gatti. Ok. Questa è la capacità di saper muovere tantissimo la lingua. Io so fare. Vabbè, ma qua è tagliata a metà. No, riesce a piegarla, è piegata all'interno. Vedi che è sempre è la stessa persona, non è tagliata. Guarda tutte le cose, tutti i trick che riesci a fare. L'unica cosa che riesco a fare è questa. Tu la sai fare? La mia lingua non si muove. Prova a non ci riesco. Vediamo, magari la particolarità anche questa. Non posso, non si muove. Non si muove la mia lingua. Allora, fai una prova, però. Sei contenta? Tu non riesci a fare questo? Però io non so fare nulla di particolare, non arrivo al mio gomito. Vabbè, quello neanche io. E poi non so fare quello, non mi si muovono le orecchie. Non iniziare, le già fatte in un video e non si muovevano. Non si muovono. Te l'ho anche fatto vedere, ti assicuro che si muovono. Non si muovono. Però vedi, tutti questi trick non li so fare. So fare solo quello di piegare la lingua e basta. Che peccato, la tua vita è rovinata. Diventa una cerbottana se voglio, capisci? Guarda, mi dispiace. Tu riesci neanche a piegarla. Come ti senti al riguardo? Molto bene. Sta bene come stesso. L'importante è quello. Possiamo andare al prossimo, per favore? Non lo so, dimmelo tu. Siamo a posto con le nostre lingue, possiamo andare al prossimo? Andiamo al prossimo. Allora, hai pollici dritti, tanto gliele spiego. Ma perché li rovini? Non capisci. Ma li devo vedere. Non battere di fronte al microfono che fai diventare sordo qualcuno. Steph.
Allora. Vedi che tutti abbiamo i pollici così, abbiamo qui anche la righetta. Invece vedete che questo da qui in poi è totalmente dritto. È morto. Ma secondo te non lo può neanche piegare? No, non lo può neanche piegare perché non ha quello che abbiamo. No, quello dipende dall'osso, dai. Ma è proprio dritto, quindi evidentemente è l'osso dritto, non ti sei formata l'ultima parte, capito? E quindi magari prendi le cose così. Ma perché ha pure le unghie così? Cioè, l'ha fatta apposta, voleva proprio sembrare le mani di un... Ma tanta gente usa le unghie così di un cavernicolo. No, tante persone le unghie. Ma sono bruttissime. Steph, guarda quelle di Billie Eilish, sono lunghe il quadro. Ma le ragazze lo fanno. Infatti è una ragazza. Ma se sembrano le mani di un orco. Stai criticando le mani? Sì. Sono veramente delle brutte mani. No, ma sono da donna, si vede, sono molto fini. Ma scusami, ma poi non è una mano che è il doppio dell'altra? Questa roba è tutta photoshopata. Fede, sono... Steph, la felpa è la stessa, lo vedi che la felpa è la stessa? Ho capito, ma la vedi che questa mano è più grande di questa? Guarda bene. Perché prospettiva, le ha messe così. Ma sono così. Le ha messe così. Così. Guarda che davvero, lo vedi che c'è un mignolo sopra l'altro e... Dobbiamo davvero discutere se una mano più grande dell'altra. Vabbè. Ma lasci in pace le persone. Signora o signore, mi spiace, signora. Le mani bruttissime. Si vede anche, ci sono dei piedi da donna lì. Ma non è vero. Sì, quelli sono sandali da donna. Paolo, tu te li metteresti. Sono brutti quanto quelle mani, quei sandali. Steph, non devi rompere. Hai rotto le scatole. Ti guardi le cose, basta, guardi le particolarità. Sta a rompere. Allora, se noi stiamo creando delle foto, è per parlare delle foto. Ma non per parlar male. Di cosa devo fare? Andate. Dimmi cosa devo dire, io lo dico. Pettinarti. Beh, non posso, grazie. Poi, altro posso fare? Devi dire che figo, che strano, queste cose. Wow! Hai pollici dritti! Wow! E non so muovere la lingua. Vai avanti. Per favore. Pazzo. Adesso non te la spiego, mi dici sempre che non ti devo spiegare le cose, quindi non te la spiego, vai. Vado io. Cosa succede? Ok, ci penso io. Vai. È rimasto in acqua troppo tempo. No, non è già così. Con solo un dito. No, non è così. Ed è annegato. Non è così. Morto. Devi dire un'altra? Sì. Vai. Evidenziatore giallo. No, non puoi. Sì. Staff, sii serio due secondi, provi a dire qualcosa che abbia senso di esistere. Dito nelle radiazioni. No. Di Hulk. Ci sono delle persone che semplicemente nascono con le dita che gli diventano totalmente bianche, anche solo un dito, se tipo esposte al freddo o in situazioni di stress. Quindi questa persona sta stressata, gli diventa il dito così, e anche se lo espone al freddo, tipo se metti la mano nel freezer, ti diventa un dito totalmente bianco. Lo farei stressare di proposito tutti i giorni della mia vita. Che strano. Perché sembra che non arrivi proprio il sangue. Sembra, non lo so, che non arrivi il sangue. Almeno non puoi nascondere quando sei stressato. Un sei una persona che esprime bene i propri sentimenti. Quinto di te stesso è morto ogni volta. Che ti stressi. Ma quello anche normalmente, sta. Possiamo andare avanti, per favore, hai finito di ridere, di fare lo scemo. Grazie. Sì, vai. Quello che ti dicevo prima. Questo penso ce l'abbia solo questo ragazzino nel mondo, questa particolarità, perché non ho trovato nessun altro. E sono li chiamano proprio cat eyes, quindi gli occhi di gatto. Perché sembrano molto, ha la pupilla proprio così fine. Sembrano molto gli occhi di un gatto. Sembra più un meteorite in mezzo all'universo. Comunque sono molto belli gli occhi così. Mi piace sia il colore, questo colore nocciola, e sia la pupilla così, la vorrei anch'io. Cioè se non comporta poi ovviamente, ma non penso, problemi alla vista, penso proprio di no. Vorrei anch'io gli occhi di gatto. C'è gente che si mette le lenti a contatto per averli così, non è fighissimo averli naturali. No, vabbè, è diverso quando ti metti le lenti a contatto. Sono ancora più strani. Sì. Però così, naturali sono bellissimi. Ma ci sta. Un bel meteorite negli occhi. C'è anche chi nasce senza i denti del giudizio. Questo vabbè è un classico, lo sappiamo. Vabbè, ma dai, ma ormai c'è chi. Una persona su quattro nasce senza. Beati. Purtroppo non sono io. Neanch'io purtroppo, quindi. È andata male. È andata davvero male. Ci speravo, eh. Sinceramente è andata davvero male. La cosa del niente di speciale. Il mio corpo ha qualcosa di particolare. Sono passata la prossima foto. Cosa c'è da ridere adesso? C'è chi ha il secondo dito del piede più lungo del primo, no, più lungo dell'alluce. È il poliziotto che ha problemi, è più piccolo del mignolo. È perché ha gli altri più lunghi, capito? No, queste sono tutte normali tra nel pollice. No, è quando hai il secondo dito, non so come si chiama, il secondo dito del piede più lungo del primo. Sarà Efisio il nome. Perché? Perché hanno tutti i nomi stile quello dei nani. Cosa stai dicendo? No. Hanno nomi strani di tali piedi. Non è un sette nano. No, vabbè. Un sette nano, uno di sette nani. Dai, Steph, basta. Allora,
ma perché ti guardi tu anziché prendere in giro le persone? Ma sei tu che mi rimetti. Tu hai la schiena storta, ti prendiamo in giro perché hai la schiena storta. Ma ne ho tanti dei problemi, appunto, per carità, però... Tipo la faccia, e ti prendiamo in giro per la faccia, no Steph? Quindi non prendere in giro chi ha... Ma allora non mi mostrare il poliziotto... Hai, serio, problema con i piedi, perché prendi in giro anche i miei piedi che sono normalissimi. Ecco, le calze c'è freddo, solo te li farei vedere, ma sono normalissimi. Sono no, neanche le dita storte, ho le dita drittissime. Bene. Sei tu che hai strani problemi contro i piedi, Steph. Dovresti farti vedere da qualcuno. Perché ha dei salsicciotti al posto delle dita. Tu i piedi dell'Hobbit. Ma non è vero. Lunghi e pelosi. Ma non è vero. E poi ti azzardi a prendere in giro a me. E ho, basta, dei, ho dei piedi normalissimi. Allora, vai che neanche questo sono particolare. Allora, di solito le impronte digitali sono nell'indice. Io non riesco neanche a vedere che cosa ho. A me sembra di avere la spiralina. Eh no, ma... Io qua... No. Non si vede, è troppo complicato. È troppo difficile. No, non so, non lo so. Aspetta, io forse ho il primo. Di sicuro non ho le onde. No, non ho le onde, però io sono indecisa tra questo e questo, non lo vedo così bene. In realtà... Bisognerebbe usare una lente... Ma anche perché quale punto? Perché la spiralina io ce l'ho a metà dito. No, io comunque penso di avere più questo, più questo. Quindi normale, non ho cose strane. Vabbè. Allora, vediamo se riusciamo a fare questo. Allora, 50% riesci a tenersi le mani così. Com'è, scusami? Che differenza c'è? Ah, io sono nel 49% così. Mi è venuto naturale a fare questo. Ma... Anche a me. No, il 40... Sì, allora anche io. L'altro cos'è? Così, scusami. Con una mano davanti all'altra, il primo. Sì. In pratica penso che sia cosa ti viene naturale. Invece all'1% viene naturale mettere le dita. Ah, io ho fatto no, questo. Io le ho fatte e ho fatto il 49%. Quindi sono nell'altra metà delle persone che fanno cose normali. Vabbè, almeno abbiamo l'1% di specialità. Questa cosa sì, vabbè, è il must. Io ce li ho in tutti e due. Come faccio a farvelo vedere? Con le luci non si vedrà mai. Però io ce l'ho. Cos'è present, absent? Present, quindi ce l'hai, non ce l'hai, assente. Ah, è che nel quanto è particolare non ce lo dici. Che poi tecnicamente dovrebbe essere raro avere questo tipo di cosa, ma a me non sembra raro. Cioè, tu ce l'hai? Io ce l'ho. Tu ce l'hai? Non hai provato? Vabbè, questo è in base a come ti fanno. No, e invece lo sai che ho letto proprio mentre stavo preparando questo video, che una fesseria non dipende da come viene tagliato il cordone ombelicale, ma dipende da come la tua pelle tende a cicatrizzarsi. Ah. E a davvero poche persone l'ombelico tende a essere all'infuori. Tu come ce l'hai? Normale? All'interno. Anche io all'interno. Niente di speciale. Niente di speciale. Niente di speciale. Niente. Hashtag niente di speciale. Allora, vabbè, qua è il fatto che le donne vedono 35 colori. Che le donne colori. Vedono più... Come si dice? Più colori. Mi viene a dire shadow. Più sfumature. Più sfumature, mi veniva solo in inglese. Più sfumature di colori rispetto agli uomini. Però Fede ogni tanto vede grigio quando è blu, cioè Fede ha problemi gravissimi. No, sei tu che non vedi i colori, Fede, guarda. Ma tu riesci a distinguere tutte queste sfumature? Sono curiosa. Tipo il rosa, per te tutto questo è rosa? No, ma che sei scemo. Allora, guarda. Rosa più acceso. Come si chiama questo? C'è scritto anche rosa fragola. Sì, vabbè. Mi viene da dire viola, ma non è viola. Però comunque è molto accesissimo. Uffa. Questo è più opaco di questo, come rosa chiaro. Più acceso. Ok. Questo è simile a questo, ma è meno scuro. Però vabbè, con questa tabella penso che sia semplice. Penso che quando proprio vai a vedere un colore particolare o delle sfumature strane, l'uomo ne riconosce molto meno della donna. Ha le doppie ciglia, Steph. Vedi che ha due strati di ciglia, quelle sotto e quelle sopra. E bello. Ci sono persone. Questo è bello perché ci sono un sacco di persone che vanno a farsi mettere proprio le ciglia finte, fanno un sacco di cose strane. L'estetista invece qua nasce naturalmente così, deve essere una figata. Bello, bello. Non che mi interessi perché. Abbiamo finito. Muovi la lingua. Ragazzi, ci vediamo. Nei commenti metteteci sapere se c'è qualcosa che avete di particolare invece che magari anche qualcosa che abbiamo visto tra queste immagini o anche qualcosa che ancora non abbiamo visto. Esatto. Ciao.